Allora, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare, mi unisco al ringraziamento di Padre Luigi per questa possibilità di essere presente per l'invito. E credo che mi rallegra molto, e ringrazio per l'organizzazione di questo convegno, che riesce a realizzare la trasversalità di tutte le parti. Che sul tema che ci è affidato e che abbiamo a cuore, ritrovarci senatori, deputati, le associazioni di gestori, di docenti, eccetera, delle scuole statali, scuole pubbliche statali, scuole pubbliche paritarie, scuole pubbliche, scuole cristiane e non cristiane. Vuol dire, questo pluralismo. Io vengo da una realtà molto presente in Italia nel campo della scuola, molto presente in tutto il mondo perché abbiamo scuole in 5 continenti. E certamente che il pluralismo è il futuro della società. Tutte noi, tutte le scuole pubbliche, statali, paritarie, cerchiamo di formare cittadini di oggi e di domani. Cerchiamo di formarli con la mente aperta, capaci di essere protagonisti di questa società. E questo è la base, è stato detto in questo convegno. Ma è la base, è il fondamento del futuro della società, senza una qualità educativa, senza una qualità di istruzione non c'è futuro di una società. E questo vuol dire che una società che non investe soprattutto nell'educazione è una società cieca che non ha futuro, che non lo prevede. E penso che questo sia fondamentale. Quali cittadini stiamo formando? Come le stiamo formando? Il pluralismo come scelta politica è un apprendimento e un insegnamento ai giovani di cosa è il pluralismo, non solo parole. Lo vedono in scelte concrete che si realizzano. Allora ci credono. Penso che è una responsabilità di tutti noi insieme. Nella sinergia degli sforzi, nella sinergia delle scelte, nella rete educativa, di lavorare con passione educativa. Tutte le nostre scelte devono partire da questa passione che ha invisto la costruzione di cittadini capaci di costruire una società come la sogniamo e questo la costruiamo a partire da adesso. Allora, il fatto di cercare di risolvere non è solo un risolvere, credo che sia una visione educativa che parte dalle scelte politiche. Creando questa sinergia, una mentalità fondata sulla qualità, la ricerca della qualità, creando le condizioni perché ci sia questa qualità, a partire dalla formazione degli insegnanti, della possibilità di scelta vera delle famiglie che hanno la prima responsabilità dell'educazione dei loro figli. Questo convegno mi dà speranza, coraggio, che anche se si è parlato di ripetitività, sono d'accordo sul fatto che i cambiamenti di oggi ci obbligano a uscire dai nostri schemi e a cercare insieme i cammini per rispondere alle nuove sfide educative dell'oggi, perché queste sfide sono molto grandi, dipende da noi tutte insieme per accompagnare, trovare
trovare le soluzioni adatte per l'oggi. In grazie. Tutta l'Italia. Grazie. Grazie Madre Ivonne, grazie.